Buonasera mister, a volte la tensione fa sembrare, fa diventare le cose più difficili di quanto siano. Questa partita si può definire così, dall'inferno al paradiso, ma quanto cuore per arrivare in paradiso? Orgoglioso di allenare questi ragazzi, gente senza allenamento ha giocato, gente con l'infiltrazione, quindi bisogna dirgli bravi. Queste partite qui, quando devi vincerle, ti si ingrippa il cervello. Invece quando giochi con libertà è più facile. Bravi, perché non era facile vincerle dopo aver toccato l'inferno per l'ennesima volta. Invece siamo risaliti e adesso guardiamo con un po' più di tranquillità al futuro. Certo, hai pescato altri due giocatori validi come Bittante e Bultam, che hanno risposto presente, hanno anche giocato una buona prestazione. Devo fare delle scelte molte volte, quindi certe volte sbaglierò sicuramente, ma lo farò sempre in bene, per il bene del Cosenza. Questo è il lavoro settimanale, che quando non ti chiami tanto in causa l'allenatore, poi ripeschi e fai queste prestazioni, è la cosa più bella che l'allenatore possa avere di risposta dal suo gruppo. Quindi, come ho detto, sono orgoglioso, li ringrazio, perché veramente oggi hanno tirato quello che avevano, hanno dato. C'è stato un momento di grande sofferenza, poi il Cosenza ne è uscito fuori, dopo il gol si è vista una squadra diversa, più tranquilla, serena, che ha giocato molto bene, anche con qualche accorgimento tecnico, tattico, e dunque è un Cosenza pronto al rush finale. Sì, sono stati bravi anche i tifosi nel momento di difficoltà a darci una mano, poi dopo, quando abbiamo fatto l'1-1, ho visto una squadra un po' più tranquilla. Dopo il secondo tempo siamo partiti molto molto contratti. Dopo il 3-1 ho visto veramente una squadra più tranquilla, ma fino al 3-1 eravamo contratti. Li capisco, perché non è facile giocarle, però noi a Cosenza deve esserci questo clima. Come alla fine ci hanno tirato fuori tutto, e deve essere una bolgia per l'eventuale play-out che andremo a giocare. Cosenza che ci prova sempre, ci proverà anche a Pisa. Un eventuale risultato utile potrebbe aprire scenari al momento impensabili. Sì. Noi andremo a Pisa con la testa sgombra, come oggi sono venuti questi del Pordenone, che bisogna fargli complimenti. Andremo là perché se dovessimo vincere si aprono degli scenari veramente importanti. Prepariamoci, recuperiamo, ma domani siamo già pronti al campo. Andiamo via due giorni prima proprio per preparare questa partita nei migliori dei modi. Spero di recuperare qualche giocatore, perché oggi eravamo ai minimi termini. E quindi vediamo cosa succede a Pisa. Grazie mister. Grazie a voi.